Ciao ragazzi e ciao ragazze, nuovo video haul, acquistini vari fatti nell'ultimo periodo direi, fate conto 10 giorni, 15. Ho registrato un pochino meno in questo periodo perché come sapete io sono di Genova, qua c'è stata l'alluvione, sono state delle giornate abbastanza critiche, brutte, tristi, non mi andava di comunque fare dei video tra virgolette scemi, in cui magari rido, scherzo, faccio la cretina, perché probabilmente a pochi passi da me, comunque pochi chilometri da me, qualcuno era nella merda fino al collo, aveva perso la casa, aveva perso la macchina, aveva inondato il negozio e a me non scocciava proprio fare cose frivole e sbatterle su YouTube in questi giorni. Ora, grazie a Dio c'è il sole da ieri, diciamo, perché poi ieri la giornata è stata anche piuttosto bellina. Genova ce la sta facendo perché io sono stata in centro qualche giorno fa e moltissimi dei negozi alluvionati si sono, tra virgolette, moltissimi dei padroni dei negozi alluvionati sono rimboccati le maniche, si stanno facendo un mazzo tanto per tornare alla normalità, stanno dando il bianco, stanno rimettendo a posto i negozi, molti negozi hanno già riaperto. Genova è grande come al solito e niente, quindi chiudo qua il discorso mandando un bacione gigantesco a tutti i genovesi e anche purtroppo mi tocca dire che l'alluvione si è allargata un po' perché anche per esempio su in Piemonte era una catastrofe, il mio fidanzato lavora a Novi e anche lì era veramente una cosa agghiacciante, si è allagata praticamente tutta Novi, quindi un bacione a tutti quelli che purtroppo hanno subito le intemperie del periodo. Ma chiudiamo appunto qui e iniziamo a parlare di minchiate con i miei acquisti, che appunto ho tirato fuori adesso perché non mi sembrava carino sbattere qua e là le mie cazzate durante quel periodo. Ma iniziamo subito. Questo trucco, se vi piace, a parte che ho messo malissimo l'eyeliner perché qui in cucina con questa luce non ci vedo, è parte del nuovo Get Ready che ho registrato poco fa, quindi se vi va dategli un'occhiata. Ma iniziamo con gli acquistini del periodo. Ho visto la nuova collezione Kiko e della nuova collezione Kiko ho preso solo due cose, ovvero due ombretti, il numero 01 e il numero 03. Ho preso solo questi perché il resto della collezione, a parte essere carissima, non mi sembrava niente di nuovo, niente di pazzesco. All'interno della scatolina che è questa, che è una scatolina dorata cicciona, diciamo, c'è uno spazietto che è lo spazietto del pennellino che devo dire secondo me potevano anche risparmiarsi e magari mettere gli ombretti un pelo meno visto che costano 11 euro l'uno. Gli ombretti che ho preso io sono appunto l'uno e il 3. L'uno è un color champagne e il 3 è un verdone. Sono cream to powder, diciamo, non sono eyeshadow in cream, come c'è scritto, non sono in crema e basta, perché sì, sono cremosi, ma ora ve li piazzo sulla mano, così magari li riuscite a vedere un pochino meglio, spero. Ma appunto, quando li passi sulla pelle, secondo me tendono a diventare più polvere che crema, e i colori sono questi. Ora io non so quanto riusciate a vedere, spero abbastanza. Sono meravigliosi. Ho preso questi due perché li trovavo i più belli, più particolari, un po' più, non lo so, io sono colori che utilizzo di più rispetto agli altri, quindi appunto mi piacevano e ho scelto questi due. Nella collezione, se non erro, c'è una specie di nero quasi, un antracite, e l'altro addirittura manco me lo ricordo, forse un marrone, quindi non mi hanno colpita particolarmente. Vado a prendere una salviettina così mi pulisco le dita perché ho un po' di cose da swatcharvi, quindi sarà il caso di pulirsi tra una cosa e l'altra perché se no non ci si capisce più niente. Ok, pulita. Che buone queste salviette di sciacalla pesca, mi piacciono un sacco. Prodottino di nuovo appena preso. Allora, aspettate che faccio così. Mi recupero prima questi, che sono quelli di Brochet. I Brochet, come al solito, sapete che io ho la mia amica Clara che fa da rappresentante di Brochet, anzi se vi interessa poi vi lascio nell'info box anche il suo link. Comunque ho preso due cavolatine, a parte che lei è gentilissimissimamente tutte le volte mi riempie di campioncini, ne ho un botto,
Ma a parte quello ho preso appunto 5 cosine che mi interessava provare. Due vabbè le conosco già, anzi tre, però appunto c'erano anche un paio di novità. Infatti ho preso questa qui che è la acqua micellare Hydra Vegetal 2 in 1 per pelli normali e miste. Mi ispirava un botto, quindi ho detto io la provo. E poi ho preso questo qua che già conoscevo, che è il balsamo con... oddio, dove sta? Senza parabeni, senza siliconi, nutri riparatore ed è questo qui. Alla, se non sbaglio, noce, macadamia, non mi ricordo più. Non mi ricordo più il profumazione. Vabbè, fantastico, io questo lo adoro, mi piace un sacco. Mi dispiace che sia un po' piccino perché sono 150 ml, però è veramente buonissimo. Poi ho preso due burri labbra perché si avvicina forse il freddo, quindi prima o poi mi servono, e sono questi due all'olio di macadamia, quindi due classici burri di cacao. E poi ho preso questo che era una novità ed ero curiosa di provarlo, che è un rossetto ed è, aspettate che guardo se c'è una descrizione, rossetto vegetale ed è il numero 378, mamma mia come sono scritti piccoli, 866 se non sbaglio, Rose Whiff, che è un fucsia intenso. E voi mi direte, hai finito di comprare rossetti fucsia? Ci avete ragione anche voi. Quando l'ho visto ho pensato, cazzo, guarda quello di MAC. Poi non l'ho ancora provato sulle labbra. Andremo anche a provarlo. Lo proviamo in diretta. No, non ha niente a che fare con quello di MAC. Quello di MAC è cremoso, cioè è matte e non è per niente cremoso. Questo è molto cremoso, è lucidino e mi dà la sensazione di nutrire un po' le labbra. E il colore non è, diciamo, acceso come sembrerebbe nello stick, ma è un fucsia più portabile. Carino, molto carino, non mi dispiace per niente. Molto, molto caruccio. E l'ho pagato 6,95 e direi che il crochet è qui terminata, quindi li rimetto qua. E già che ci sono, sbatto tutto nella cesta che ho qua, perché sennò non so dove mettere la roba. Anzi, ci infilo anche gli ombretti di Kiko, così poi me li sistemo più tardi. Ok, andiamo avanti con altri prodottini. Ho preso dei prodotti FM, come sapete io sono rappresentante, diciamo, tra virgolette, FM, quindi ho preso un po' di cosine, un paio perché le avevo finite, un paio perché, una perché mi si era rotta, un paio perché le volevo provare, quindi mi metto qua tutte le cosine, spero di averle raccattate tutte. Allora, ho preso un fondotinta, questo è il Second Skin Foundation Ultra Light 30 ml. Questa è la colorazione Sand Beige, che è un pelo scura per me, però mi serviva perché appunto avevo truccato un paio di ragazze recentemente che erano più scure di me e quindi mi serviva appunto un fondo buono a lunga durata con dentro vitamina E come questo, e che non fosse particolarmente chiaro, perché io avevo un sacco di fondi ma erano molto chiari. La colorazione è questa e poi all'uso non è neanche così scuro, pensavo di più. Hanno un profumo buonissimo questi fondi, mi piace un sacco. Io ho le mani zozze di nuovo perché ogni volta che mi spante con la roba, però me la voglio anche pulire, mi dà fastidio. Quindi ho preso appunto questo che ora non ricordo più quanto viene, ma eventualmente se vi interessa su Instagram dovrei aver messo le foto anche dei prezzi. Se qualcosa mancasse mi scrivete, io vi aggiorno. E poi mi piace anche la confezione, la trovo molto carina, tra le altre cose. Poi ho preso tre ombretti, uno perché mi si era distrutto, che è Bonnie Black, che l'ho utilizzato nell'ultimo Get Ready prima di quello che ho registrato oggi, ed è un nero matte intensissimo, ma la volta scorsa quando l'ho utilizzato mi è caduto subito dopo per terra e si è distrutto in mille pezzi, non potevo neanche compattarlo perché era tutto sul pavimento e quindi, e oltretutto Atos ci ha camminato sopra, quindi è proprio una tragedia. E
Poi ho preso Vengewood, spero che si legga Venge, ma non so se si legge Venge. Comunque è scritto Wenge, Wenge Food, Wood, scusate, ed è un bel marrone intenso, opaco, meraviglioso, ed è bellino. Questo mi piace un botto, infatti non vedo l'ora di provarlo, anche per uno smoky tutto marrone, piace molto come colore. E questi costano 5,30 l'uno. E poi ho preso un Pure White, perché mi sono resa conto di non avere bianchi completamente matte. E allora ho detto, aspetta un attimo, che lo prendiamo, un bel bianco matte, che può sempre venire bene. E così ho fatto. Ve lo faccio vedere. Eccolo lì, un bel bianco matte. E quindi direi che così ho completato parte della mia collezione di ombretti matte. No, mi sa che me ne mancano ancora un po'. Però appunto ci tenevo ad avere un po' di ombretti matte perché io negli anni ho sempre soprattutto comprato robe shimmer, sbrilluccicose. Invece ultimamente un po' di colori matte mi fanno piacere, mi fanno anche comodo tra le altre cose. Poi ho preso un rossetto in crema. Questo è il Velvet Lip Cream ed è nella colorazione Orange Silk, che è un nude diciamo tendente all'arancio, al pesca più che all'arancio. Ve lo faccio vedere sulla mano, io l'ho provato e mi piace da morire ed è questo colore qua. Non so ora voi se riuscite a vederlo bene, ma è fantastico, mi piace un sacco. E sulle labbra rimane molto delicato, molto naturale, quindi questa è una cosa che gli fa veramente guadagnare 2 milioni di punti. E poi ho preso due prodotti identici, perché io una l'avevo ma l'ho regalata a una sposina che ho truccato ad ottobre, quindi ne ho ricomprate due perché io le amo e sono le matite Hot Red per labbra di FM. Ne ho anche regalate due, una Makeup Passione 1986 e una Pink Fashion 1985. E la mia Hot Red è questa qua, è un rosso con sottotono aranciato, è fantastica e dura 24 ore veramente, c'ha una durata pazzesca. Io la utilizzo anche da sola come rossetto ed è veramente il top, è il mio rosso preferito in assoluto. E poi, cos'altro dire? Direi che queste cosine qua sono tutte quelle che ho preso da FM, ma ho preso altre cose in questi giorni e ve le faccio vedere, ovvero ho preso un nuovo rossetto di Astra, questo è della linea matte, si chiama Many Kisses se non sbaglio, Many Kisses. È il numero 21, devo dire che il colore mi piace da morire, la resa meno, nel senso che il colore è pazzesco. È un bel bordeaux, ora ve lo swatcho. Io l'ho preso perché c'era scritto matte, in linea, cioè in verità non lo è, perché come potete vedere è lucido. E la cosa che non mi piace, infatti trovo problematico l'utilizzo del rossetto, è che boom, praticamente schizza via, nel senso che quando lo metti è uno di quei rossetti che tende molto a uscire dai bordi, quindi o proverò poi a utilizzarlo con una matita sotto, non lo so, per il momento l'ho solo provato una volta dandolo così e non mi ha entusiasmata, peccato perché il colore è meraviglioso. Quindi ora proverò a vedere come si comporta con una matita sotto, magari con la matita che lo tiene un po' più fermo è facile che io riesca a utilizzarlo poi come volevo fare. Ma parliamo di pennelli. Ho preso tre pennellini, lo sapete che io ogni tanto compro qualche pennello e mi piace comprarne di marche diversissime, dei cinesi, in giro, ovunque, proprio per vedere come sono. Questo qua, per esempio, che ho preso è un pennello cinese sintetico, costa 2,99, l'ho preso dal negozio enorme dei cinesi che c'è giù a Genova Brignole. Ed è un pennello per... Ah no, bugia, l'ho presa sempre ad Arena da Best Shop. Ed è un pennello per correttore, cioè quello che si dà in genere sotto le occhiaie. L'ho trovato bellissimo, morbidissimo, quindi ho detto, senti, ma sai che ti dico, io lo provo. Anche se io poi fondamentalmente non ho delle grandissime occhiaie, anzi non ne ho quasi mai, però proverò a metterlo lo stesso, perché voglio provarlo. E mi piace un sacco questo pennellino, l'ho pagato solo 2,99 euro. Poi... Tanto tolgo le scatoline così le butto. Un altro pennellino, questo qua invece
È per ombretto, non è made in China, ma è made in PRC, che non so neanche dove sia, non so neanche cosa sia. Sarà forse tipo West o cose del genere. Sto dicendo una cazzata sicuro. Comunque è un pennellino di quelli a lingua di gatto, tranquillissimo, classico da ombretto. Anche lui caruccio, per cui ho detto me lo piglio. Ha un... quanto l'ho pagato? 99 centesimi. E poi ne ho preso uno da eyeliner. Questo è anche lui made in PRC, della Melissa Professional, che è una marca che io ho già provato per quanto riguarda i pennelli, e questo è un pennellino da eyeliner. Mi piaceva perché era rosa. Scherzo, no, vabbè, anche. Pennellino da eyeliner, molto caruccio, fine, c'ho già un pelo che fa per i cazzi suoi, bisogna che lo taglio, sennò mi smerda tutto l'eyeliner. E carino, tranquillissimo, quindi vabbè, per 99 centesimi lo proviamo. Aiuto, mi volano le scatolette. Poi ho preso, come al solito, le mie salviette Valentina, che sono fantastiche. Io ve l'ho già detto, ve l'ho ridetto, stradetto. Dopo quelle di Yves Rocher, queste sono le mie preferite. E mi piace un sacco appunto il pacchettone apri e chiudi con la chiusura in plastica, perché è stracomodo. Poi ho preso il mio shampoo preferito del periodo, che è l'Head & Shoulders, quello della Pellegrini, per capelli lisci e setosi. Mi piace un botto. E ora non lo apro perché ne ho mille aperti, ma mi piace anche un sacco il profumo, è fantastico. E poi ho ricomprato la tinta nella speranza che mi venga voglia di farla, ma devo farla perché ho una ricrescita agghiacciante. Ora voi lì non la vedete, ma io qua sì. Ed è la Nature Color Green, colorazione permanente con estratti a base di erbe e proteine della seta, colorazione castano scuro, applicatore coi dentini per capelli più luminosi e naturali della René Blanche. Questa mi piace un casino. È la mia colorazione, quella che mi vedete su, che tutti credono sia un nero blu, invece è un castano scuro. E mi piace davvero un botto. Io tenete conto che l'ho fatta ad agosto, l'ultima volta, e siamo a ottobre, e ho ancora dei riflessi meravigliosi. E costa meno di 4 euro, vedete un po' voi. Bene, direi che i miei acquistini del periodo ve li ho fatti vedere tutti. Spero di non aver fatto un video di 20 minuti, ma mi sa che poco ci manca. Vi mando un bacio grandissimo. E vi aspetto al prossimo video. Ciao ragazze!